Rieccoci qua nel nostro video sulla teoria. Oggi continuiamo un po' a parlare di aperture, così concludiamo anche questo tour lungo e tortuoso che ho fatto sulle aperture parlando del sistema Colle. Il sistema Colle che molti stanno rivalutando ultimamente, dal momento che nel 2023 i due campionati del mondo si sono decisi, beh, decisi è una parola grossa, però comunque due campioni del mondo, Ding Liren, oppure Yu Wenjun, campionessa che si è riconfermata difendendo il titolo, all'interno proprio della sfida del match mondiale, entrambi hanno vinto una partita con il sistema Colle. Nel caso specifico, poi Ding Liren è riuscito a battere Nepomniachtchi prolungando quindi tutto il solito il mondiale, uno dei mondiali più entusiasmanti forse di sempre, mentre per quanto riguarda il mondiale femminile, la campionessa è riuscita a difendere il titolo proprio utilizzando il colle nella partita decisiva. Questo dimostra innanzitutto alcuni luoghi comuni che vanno sfatati, come per esempio che sia un'apertura estremamente difensiva, quindi per ottenere un pareggio contro un avversario più forte. In questo caso viene assolutamente sfatato, anche se quello che conta è il giocatore che ha la guida, il comandante della nave, non l'apertura in sé a essere vincente. E aperture perfette, infatti, non esistono, a parte alcuni gambetti che poi possono essere confutati dalla teoria: il gambetto greco, lettone, il gambetto elefante, altri che bisogna studiare. La confutazione, in quel caso, il giocatore che effettua il gambetto si trova con un lieve svantaggio perché non ha il compenso. Ma per quanto riguarda il resto delle aperture, dipendono dallo stile del giocatore. Sarebbe come andare a dire che c'è un determinato modulo nel calcio che è più forte degli altri. Falsità enorme. Dipende dallo stile, dal DNA, dalla filosofia del giocatore. In questo caso parliamo del sistema Colle, che non è un sistema universale. Quindi non pensiamo, non fate discorsi come l'attacco estindiano, non dobbiamo pensare a queste analogie. Anche se risulta molto semplice come piano di gioco da parte del bianco, poi dal punto di vista strategico, nel mio gioco ci sono diverse linee anche molto più taglienti da sviscerare, come per esempio l'hanno dimostrato le partite di Ding Liren e della campionessa cinese Yu Wenjun. Come al solito, prima di vedere tutte le mosse e di comporre la posizione base, l'iscrizione al canale è sempre raccomandata e direi subito di procedere. D4, quindi parliamo della partita di donne. Anche qui, già la prima mossa dobbiamo subito specificare. Il bianco lo può trattare, certo è un sistema, ma non significa di inserire il pilota automatico, di effettuare quella sequenza di mosse, tipo l'ippopotamo, tipo l'attacco estindiano, come magari molti pensano, ma che è sempre importante andare a verificare ciò che fa l'avversario. Perché già alla prima mossa il bianco mantiene sempre il suo setup. Questo termine come viene definito per imparare anche a memorizzare, oltre che a comprendere le posizioni dei pezzi, il setup base del Colle System, che tra l'altro prende il nome dal giocatore belga Edgar Colle, ma dipende anche da quelle che sono le soluzioni, le risposte da parte del nero. Qui per esempio noi sappiamo benissimo che le mosse più giocate sono cavallo F6 di 5, quindi addirittura cavallo F6 la prima, che solitamente il Colle lo si raggiunge partendo dalla posizione, dal gioco chiuso, di 4 di 5. Quindi siamo già a un bivio. Mettiamo l'ipotesi di cavallo F6, la mossa più frequente, quindi stiamo navigando proprio nella vasta foresta delle difese indiane, anche se una foresta nessuno naviga, e qui magari il bianco per evitare certe linee di lasciare un po' la palla al suo avversario con C4, qui C4 già il nero può scegliere se giocare la Grunfeld, l'Ovest Indiana, la Ninzo, Benoni, Benko, tutta quella massa di difese da studiare, e allora qui si può scegliere di sviluppare un pezzo con cavallo F3, dove anche qui si originano diverse aperture, basti pensare all'attacco a torre, anche al London System con alfiere F4, anche se per la teoria moderna si gioca subito alfiere F4 entrando nel London System, poi c'è altre varianti, sottovarianti. Cavallo F3, quindi sviluppa un pezzo anziché andare a controllare la casa di 5 con il pedone in C4, dal momento che 4 viene impedita, quindi il bianco non può conquistare ambiziosamente il centro. E allora qui il nero ha due possibilità, sempre riferito al suo stile di gioco. Se è un giocatore più tipico da Ninzo, Ovest Indiana, cercherà di aprire la diagonale all'alfiere Camposcuro con E6, e in questo caso il bianco andrà a creare il suo solito setup, oppure se preferisce Est Indiano Grunfeld G6 e si va avanti di fianchetto. Vediamo adesso un po' più al microscopio, E6, E3, quindi D4, E3, certo non è un gioco molto aggressivo da parte del bianco, questo mi pare evidente,
poi non va mai catalogata come apertura da difesa, da giocatore che ha paura, che vuole difendersi, luoghi comuni da sfatare una volta per tutte. Poi dipende dal momento, magari nell'ultima partita di un torneo ci può stare, dipende da come lo interpreta il giocatore, ma il mondiale ci ha insegnato che non è così. E 3, quindi di 4, spinta al pennone in E3, apre diagonale all'alfiere Campochiaro, che solitamente si colloca in D3, come vedremo, cavallo F3, qui mantiene un atteggiamento di questo tipo. E la spinta per conquistare poi il centro, dal momento che il bianco ha rifiutato C4, la spinta a cui dovrà ambire proprio E4, e avverrà, spero di non perdere la voce, avverrà in due tempi, che va comunque pianificata, a seconda anche delle varianti. Qui il nero, solitamente il giocatore tipico da E6 contro il colle, gioca subito B6, anche se merita C5, andando subito ad attaccare il pedone che qui risulta avanzato, ma poi il bianco se ne infischia al file D3, completa il solito setup. B6 è la più giocata, quindi riproponendo, se potete, potete ben osservare, la stessa posizione tipica dell'Ovest indiana, esclusivamente con la struttura pedonale e i pezzi neri. Alfiere in B7, alfiere in E7, indiana di donna, alias Ovest indiana. Alfiere in D3 è la mossa più giocata per poter dominare al meglio le case chiare, ma questo ci dovrebbe essere familiare. London System, abbiamo lo stesso discorso. Alfiere in B7, nero va di fianchetto, dove controlla con ben due pezzi la casa E4, allora il bianco gioca comunque cavallo BD2, cercando subito di appoggiare in seguito una spinta, può anche arroccare corto. Assolutamente frequente, anzi è la più popolare, arrocco corto che può venire alla mossa seguente, e quindi già iniziamo a vedere anche quello che è il setup molto simile. Sì, ci sono delle somiglianze tra questi attacchi, questi sistemi che si utilizzano nel gioco con D4, nella partita di donna, attacco torre, London System, il sistema colle, ci sono delle analogie, questo è evidente. Cavallo BD2, qui il nero interviene tempestivamente con C5. E questo è lo stesso, è già noto, come nell'Ovest indiana, molto spesso il nero va ad attaccare con C5, tanto l'alfiere può dominare questa diagonale, si va ad attaccare subito il pedone in D4, allora C3 per solidificare, alfiere in E7, arrocco, arrocco, e adesso il bianco può finalmente spingere in E4, dal momento che ha trovato subito le adeguate difese. Spinta in E4, all'occorrenza si potrà centralizzare la torre e così via. Quindi con un ibrido, una variante molto simile all'Ovest indiana, siamo sempre nel colle system. Altra che abbiamo analizzato su cavallo F6, il nostro avversario preferisce il gioco semichiuso, come viene definito nella teoria, cavallo F6, la difesa indiana, che poi non esiste difesa indiana in sé, sono tutta una lunga serie, Linzo, Grunfeld, quelle che ho già elencato e che tutti noi, quasi tutti noi sappiamo. Su cavallo F3 possiamo però incontrare il tipico giocatore a cui piace fianchettare e può rientrare nell'est indiano, nella Grunfeld. Allora qui G6 apre il fianchetto a est, si può sempre proseguire con C4, il bianco se vuole può cambiare idea all'ultimo e procedere con C4 per trasposizione, qui si può giungere nell'est indiana classica, magari in una variante di Mar del Plata o anche in una Grunfeld a seconda dell'ordine di mosse, però poi questo va semplicemente riconosciuto. Tanto valeva giocare subito C4 se non vuole affrontare l'est indiana. Ecco perché cavallo BD2 è la mossa più frequente in questa posizione, eccetto le trasposizioni C4 oppure anche G3. G3 significa, tradotto in apertura, variante di fianchetto per affrontare l'est indiana. Stesso discorso potremmo farlo per alfiere G5, rientrando nell'attacco torre. Sono tutte trasposizioni. Se vogliamo mantenere la strada per il colle, cavallo BD2, con lo scopo di appoggiare subito la spinta in E4. Il cavallo la controlla, e allora qui cavallo BD2, così da poter spingere in E4 e avere il totale controllo del centro. Ecco perché qui il nero si trova anche egli a un bivio, può decidere o di spingere in D5, un po' sulla falsariga della Grunfeld, con questo retrogusto, chiamiamolo di Grunfeld, D5 per bloccare al bianco la spinta in E4 e non dominare il centro, oppure, visto che sei il tipico giocatore da est indiana, vai avanti seguendo il tuo DNA, alfiere in G7 e si va di fianchetto, il bianco può spingere in E4 e allora arriva a D6, posizione qui che è molto familiare, E4, D4, D6. Ci sono certe analogie anche con la difesa Pierce in questa posizione, tranne il cavallo qui, cavallo BD2, ma i temi rimangono gli stessi. La struttura pedonale del nero è la stessa, che ricorda anche quella del dragone. Sempre per fare analogie e non vedere l'apertura come
totalmente disconnesse l'una dall'altra. Al fine di tre, marchio di fabbrica del Colle, arrocco corto, e qui o si interviene con la solita C5, oppure meglio progredire con lo sviluppo dei pezzi, cavallo in C6, il bianco qui gioca C3 e riesce a stare molto bene. Quindi se l'avversario ha molta nel proprio repertorio l'est indiana, l'indiana di re. Ma tornando alla posizione di base, quindi dalla prima mossa D4, D5, se il nero vuole entrare nel gioco chiuso, quindi magari si prepara in tutte le linee slava, ortodossa, semislava, Cambridge Springs, difesa Lasker, tutte quelle soprattutto contro il gambetto di donna. Naturalmente inutile dirvi che non può essere giocato contro l'olandese F5, ecco perché non è un sistema universale, come spesso si abusa, che poi anche l'attacco est-indiano è un sistema quasi universale, non totalmente, non è che il bianco gioca a occhi chiusi, sistema i pezzi, no? Tipo come nel solitario a carte e poi arbitro vinto. No, mi dispiace, spiace, ma non è così. Quindi D4, D5, gioco chiuso, il bianco rifiuta di entrare nel gambetto di donna, poi c'è il fiore F4, io vi ricordo sempre tutte le altre aperture per dimostrarvi che non è un video solo, non può essere mai un video solo su una determinata apertura. Cavallo F3, e sottolineo il termine video perché questo si tratta di uno spunto soltanto che io fornisco come al solito, per poi integrare attraverso, chi ascolta deve sempre integrare attraverso la pratica, l'allenamento, lo studio dei libri, quindi non sono lezioni, è uno spunto per andare a vedere non un'infarinatura generale, come dico io, riguardo l'apertura, in questo caso il sistema Colle. Cavallo F3, il bianco va a creare il solito setup, cavallo F6, gioco simmetrico, speculare. E3, E6 la mossa più giocata, ma occhio anche a C5, a differenza del London System, qui la struttura pedonale è completamente chiusa, l'alfiere rimane dentro qui la catena, non come in F4, per cui non si può trasporre nel London System. E6, e continuiamo ancora a guardarci allo specchio, alfiere D3, posizione perfetta, forse quella un po' più comoda per quanto riguarda, non la partita in sé, ma per quanto riguarda la mole di studio, questa è la linea forse più comoda da giocare con il bianco. C5 aggressiva e arriva a C3, anche qui posizione già conosciuta, però qual è il piano del bianco? Per attaccare, perché per vincere devi attaccare, oltre a preparare qui l'arrocco corto. È molto più interessante di quanto sembra. Qui per esempio il bianco a dire il vero non è neanche obbligato a giocare C3, se vogliamo vedere un po' tutte le diverse sfumature. C'è da menzionare, merita assolutamente, il sistema di Colle-Zukertort, dal nome di Zukertort, Johannes Zukertort, che ha giocato poi il primo match mondiale della storia, perso contro Wilhelm Steinitz 1886, B3. Questa molti la chiamano anche apertura Rubinstein, Akiba Rubinstein, anche se nella letteratura è più nota proprio col nome di sistema Colle-Zukertort B3. Quello che conta sono i piani di gioco, in maniera molto semplice, senza memorizzare varianti, poi appena l'avversario ci cambia qualcosa, entriamo nel panico come principianti, alfiere in B2, che può sembrare molto strana, ma è assolutamente teorica. Perché sembra strana? Perché l'alfiere poi si trova in una diagonale chiusa, invece alfiere B2 è raccomandata dalla teoria, e poi progettare anche un gioco molto più ambizioso con, cambiamo un po' i colori delle frecce, cavallo che salta in E5, arroccare corto, F4 per spingere e fare del cavallo un punto di forza in questo avamposto, quindi il pedone F4 va a difendere il cavallo, e poi sulla spinta F4 è molto popolare donna in E1. Qui la diagonale si apre con la spinta del pedone in F4 e potrà essere utile ad attaccare solo la dire. Come vedete, l'iniziativa il bianco cercherà sempre di avere, nonostante il nero qui ha un atteggiamento abbastanza aggressivo al centro, propositivo. Cavallo C6 andrà ad aumentare la pressione con i pezzi, e allora qui arrocco corto, alfiere in D6, alfiere in B2 si procede. Qui il piano del bianco è estremamente chiaro e procede. Arrocco corto, cavallo BD2, poi è evidente che se il nero decide di cambiare, di giocare qualcosa di diverso, per esempio C per D4, allora si dovrà riprendere, cambiare tutta la struttura, non è a giocare a memoria il sistema, non fa mai confuso come lo chiamo io, il pilota automatico. Qui cavallo BD2, il nero può anche andare lui a aprire un fianchetto, oppure donna E7, cercando di sostenere poi la spinta in E5, il cavallo può occupare l'avamposto, presa in D4, il bianco ricattura, l'alfiere rimane murato, è proprio quello che cerca di costruire come vantaggio il nero, che con questa batteria può anche sfianchettare. Alfiere in A3, qui il bianco può fare ben poco, o difende con donna in C1, oppure semplicemente cambia, perché altrimenti sarà il nero a farlo. E ci sono diverse partite, un nome su tutti, per esempio Vaganian, Rafael Vaganian, che ha giocato più volte con ottimi risultati.
però anche tra i contemporanei, Carlsen, che poi Carlsen gioca a tutte le aperture, quindi risulta un po' come non dire niente. Questa è la linea principale e il piano di gioco, soprattutto più che la serie di varianti a memoria come se fossero filastrocche, che appartiene al sistema Colle-Zukertort, ma C3 qui è assolutamente ottima. Va a solidificare la struttura, da un certo punto di vista il bianco qui sembra adottare una semislava, osservate bene a colori invertiti, sembra o non sembra il gambetto di donna, C4, D4, questa è la posizione del gambetto di donna, ha colori invertiti e nella semislava il nero va a creare subito questa struttura che è tipica del colle, anche se lì ci sono diverse discussioni teoriche perché dipende, è come l'inglese, no? L'inglese è C4 e C5, siciliana con colori invertiti non significa che bisogna replicare. Tanto che la semislava ha assolutamente la reputazione di difesa molto aggressiva, mentre il colle viene visto come estremamente posizionale per i giocatori che amano attendere l'avversario e poi controgiocare. Questo un po' dimostra anche sul modo di interpretare le aperture a seconda di chi ha il tratto. Cavallo in C6 aumenta la pressione, il bianco qual è l'obiettivo? Cavallo BD2, sempre essenziale per cercare poi di dominare il centro spingendo in E4. Al momento, visto che siamo nel gioco chiuso, la casa è controllata dal nero per ben due volte, che può proseguire con lo sviluppo, alfiere in D6, ci arrocchiamo entrambi e qua si può procedere con D per C5. Quindi sempre riprendendo le note, seguendo le note, la scia della semislava, in cui il bianco, qui in questo caso sarebbe il nero, gambetto di donna, preso in C5 perché l'alfiere è già stato mosso una volta, e allora alfiere per C5 perde un tempo e adesso si può spingere in E4 perché finalmente il bianco può avere portare un pedone in quarta traversa. Dona in C7, lì si prosegue ancora, se si vuole fermare anche la spinta in E5, qui il bianco ambisce a molto di più, spingere in E5 per scacciare il cavallo e poi sono anche molto frequenti, questo va detto anche un po' per chiudere il video. Dona C7, frena E5, dona in E2 e qui anche H6, una mossa che io la segnerei anche un punto esclamativo importante perché nel colle, il colle è una di quelle aperture in cui è molto frequente, questo mi rivolgo soprattutto a chi lo subisce con il nero, è molto frequente che l'avversario proceda con il famoso dono greco, cioè il sacrificio di giochino greco, l'alfiere che viene sacrificato in H7. È molto più frequente, poi anche nella Kaokan, c'è anche un libro interamente dedicato al dono greco, dove si possono vedere anche quali sono le aperture in cui è molto più rischioso e poi quando anche applicarlo, c'è una dettagliata casistica che bisogna assolutamente conoscere. E quindi H6 è estremamente profilattica. Questo è tutto su quelle che sono le linee guida per orientarsi nel sistema colle. Poi io preferisco il gambetto di donna, quasi sempre in C4, linee molto aggressive, magari partendo dall'inglese, che io amo molto 1C4, la prima mossa. Dipende sempre dalla filosofia del giocatore, questo era proprio uno spunto per andare a cogliere diverse linee, per completare anche la playlist sulle aperture, così andiamo pian piano a concludere questo lavoro. Dovrò fare anche un altro video, vediamo un po' più quando caricarlo, sull'apertura Trompowski e poi penso che andremo subito a chiudere, così finali, trappole, poi magari porterò anche nuovi contenuti sempre per quanto riguarda la playlist. Quindi sapete già dove trovare il video, iscrizione raccomandata, like se l'apertura vi aggrada e poi ci vediamo al prossimo appuntamento.